Caffè bevuto in silenzio, senza nessuno in mezzo alle scatole. Che meraviglia! Silenzio, senza uomini pelosi che girano per casa con la carta igienica in mano, senza bimbi urlanti che ti infilano negli stinchi i loro giocattoli. Ah, adesso mi siedo e mi godo il silenzio. Ha diluviato tutta la notte, tantissimo, e oggi oserei dire che fa veramente freschino. So che avevo detto che oggi mi sarei riposata, però ragazzi il pavimento fa veramente pietà, quindi adesso mi metto a lavarlo. Come lo lavo quotidianamente? Utilizzo lui Emulsio, che mi piace un sacco anche il profumo. Questo è per il parquet, in realtà questo non è un vero parquet, però comunque lo utilizzo, non mi lascia assolutamente aloni, rimuove tutte le macchie con una sola passata e niente, lucida, proprio meraviglioso. Poi utilizzo questi pannetti qua, di cui vi ho già parlato un milione di volte, presi al DM, costano pochissimo, ce ne sono 3, 4 all'interno della confezione, costano poco più di 2 euro, io li utilizzo veramente per tutto, per lavare le ante della cucina anche soltanto con l'acqua e per lavare il pavimento. Ovviamente nel caso del pavimento, avendo una bimba piccola, utilizzo il detersivo, potrei anche solo utilizzare l'acqua, però per una questione di igiene mi piace utilizzare il detersivo e lo vado praticamente a incastrare in questo bastone qua, che è quello della Vileda, che è veramente molto molto utile perché mi permette di lavare il pavimento utilizzando appunto questi pannetti, perché si incastrano veramente molto bene al di sotto. Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, domenica mattina ha iniziato a diluviare di nuovo. Oggi è una domenica che è stata riorganizzata più volte perché in pratica saremmo dovuti andare a pranzo fuori con i nostri amici, ma hanno il bimbo malato. E giustamente questo tempo, cioè le temperature sono scese e guardate, cioè sono ritornata alla giacchettina, quella di Shein, perché fa freddo e io sinceramente ho freddo anche con questa, anche vestita così, solo che mi sembra assurdo, mosche che volano, a fine giugno andare vestiti insomma con il maglioncino, cosa che sinceramente guardando il freddo che ho, cioè più che altro nell'uscire fuori mi verrebbe da mettere. Comunque, niente, quindi abbiamo pensato poi di andare noi a pranzo al lago, però appunto ha iniziato a diluviare, danno brutto tempo per tutto il giorno e quindi abbiamo rimandato.
anche lì non avremmo grandi possibilità quindi oggi di fare una passeggiata sicuramente, anche perché con tutta la pioggia che c'è stata questa notte e che c'è adesso, anche se dovesse smettere di piovere nel pomeriggio, insomma, sarebbe tutto un fango, quindi è difficile riuscire a organizzare qualcosa, per cui penso che anche oggi faremo il classico giro nei centri commerciali, perché non ci rimane che far quello. È impressionante perché siamo a fine giugno, però ho visto che proprio soltanto noi siamo messi così, perché nel resto dell'Italia è arrivata effettivamente l'estate. Il problema è che con questo freddo noi mangiamo, ingrossiamo, poi arriva agosto, è ora di andare al mare, lì fa caldo, e noi siamo così, perché se inizia a far caldo uno dice cacchio, però fa caldo, mi devo scoprire, entra già un po' nell'ottica dell'estate, della dieta, invece è così, sembra novembre, quindi uno si abbuffa e poi rimane fregato ad agosto. Comunque niente, adesso Omar sta vestendo la piccolina, anche per lei oggi manichina lunga. E niente, andiamo a far colazione da qualche parte, cerchiamo di passare un pochino il tempo, vediamo un po' che cosa viene fuori. Cos'hai in mano? Ma che cos'hai in mano? Ma guarda che me l'ha rubato dal cassetto. Comunque sia benedetto il giorno. Oh no, amore mio piccolino, siamo in modalità sceneggiata. Sia benedetto il giorno in cui le ho comprato questo bodino da Pepco, pagato veramente una sciocchezza, perché praticamente quest'estate stiamo utilizzando solamente quello. Oggi tenerina. Andiamo. Andiamo, ma dobbiamo portarlo via quello? Il ciuccio. Tieni il ciuccio. Abbiamo il ciuccio azzurro oggi. Siamo in macchina noi tre insieme al nuovo amico di Angelica, del quale si è innamorata. Ogni giorno prima di uscire di casa si sceglie qualcosa di strano da portare dietro. Per fortuna oggi ha scelto un qualcosa di piccolo, a differenza dell'altro giorno che si era scelta il cavallino a tondolo. Comunque ragazzi, qua abbiamo la bellezza di 14 gradi. Meraviglioso, le temperature sono scese di 10 gradi almeno rispetto a ieri. E non dico niente, so che in tante mi state dicendo ti invidio perché da noi fa caldo, per carità è vero, io sono la prima che detesta il caldo, però anche così sinceramente anche basta. Amore, ecco qua la piscina. Dai, cosa vuoi? Ma no, quello no, di mamma, no, amore, c'è lo zebaglione, ci manca. Questo qua me lo volevi dire. Questa tanto. Tua. Te la apre papà. Dunque, siamo arrivati a casa, abbiamo pranzato, mi sono infilata il pigiama perché oggi è proprio una giornata schifida. Non so se avete notato, vieni qua un attimo, sta prendendo la banana. Non so se avete notato il mazzo che mi sono fatta stamattina per lavare tutto il pavimento. Sapete cosa ha fatto lui adesso? Allora, praticamente da stamattina che si è svegliato deve ciapare le mosche. Si è messo a lavare un piatto di Angelica perché non lo laviamo in lavastoviglie, altrimenti si cancella il disegnino dell'unicorno, e lo laviamo a mano. Lui si è messo a lavarlo, lo ha sciacquato. Devo andare a prendere la banana la bambina. Lo ha sciacquato e poi col piatto bagnato che colava ha iniziato a fare così per tutta la cucina per acchiappare la mosca. Cioè non vi dico il casino che ha combinato. E poi c'è passato pure sopra
con i piedi, cioè con sto piatto in giro per la cucina, tutto che gocciolava. Io ero lì che lo guardavo, avessi potuto fulminarlo, cioè con lo sguardo l'avrei fatto. Poi ci metteva pure quegli zamponi lì che si ritrova sopra, cioè come se non avessi fatto niente questa mattina. Allora, fuori sta diluviando, i due continuano a dormire, vi faccio vedere brevemente le cosine che abbiamo comprato questa mattina. Siamo stati da Primark e da Chiavi, tutto principalmente per Angelica. Nel mentre io mi sono già anche cambiata perché a breve usciremo, stasera andiamo a cena fuori in pizzeria con i miei genitori per la felicità di Angelichina, che così vede i nonni. E boh, tanto comunque oggi siamo costretti a stare in casa, già che siamo usciti stamattina, insomma, avremmo dovuto stare anche stamattina in casa perché proprio il tempo è pessimo e fa un freddo cane. Una frase del genere non avrei mai pensato di dirla a fine giugno. Comunque, a parte questo, allora vi faccio vedere rapidamente quello che abbiamo preso. Vabbè, Angelica si è comprata il secchiello 2 euro con le formine da poter utilizzare quest'estate al mare con la palettina. A lei piacciono tanto questi giochini. Poi, per la partenza di questo fine settimana, ho acquistato questi contenitori qua, pagati 1,50 euro, perché vado a metterci all'interno il bagnoschiuma di Angelica, lo shampoo per noi e il bagnoschiuma per noi, perché abbiamo affittato una camera d'hotel, però per sicurezza, anche se ci daranno loro il sapone e quelle cose lì, i campioncini, mi porto dietro più che altro per la bambina, che utilizza ancora i prodotti suoi, quindi i prodotti per le pelli delicate, mi porto dietro questi contenitori. Li avevo già comprati quando ero incinta per portarmi le mini taglie dei vari prodotti in ospedale, quindi nella valigia da parto, solo che col trasloco ho perso tutto e oggi che stavo andando alle casse ho visto questi e mi sono detta boh, li prendo. Tra l'altro ci sono anche appunto le etichette, vedete, shampoo, sapone, lozione per il corpo, insomma, da applicare sui vari contenitori, così uno non si dimentica cosa contengono. Poi abbiamo preso questo cappellino ad Angelica, mi ricorda tantissimo i cappellini che mi compravano i miei genitori negli anni 80, primi anni 90, erano veramente famosissimi questi cappelli, si usavano proprio tantissimo, ho tante foto di me da piccola con questi cappelli, ma si usavano non soltanto in spiaggia, proprio anche quando ci si vestiva bene la domenica. Io ricordo che mi mettevano sempre il cappello con il fiocchettino abbinato al vestitino che avevo, lo ricordo perché ho le foto che lo testimoniano, altrimenti non mi ricorderei niente perché ero molto piccola, avevo 2-3 anni, ecco. E questo è costato 3,30 euro e l'ho voluto prendere perché semmai arriverà l'estate, quando andremo al mare, visto che ad Angelica piace tenerlo, voglio che si ripari la testolina, perché se poi facciamo come l'anno scorso che era sempre in riva alla spiaggia a giocare, non vorrei mai che si prendesse un'insolazione, sempre se ci sarà il sole. E poi appunto abbiamo preso, sempre per questo fine settimana che andremo via, questi ombrelli, perché io, ragazzi, gli ombrelli non so, me li perdo ovunque, e ho preso questi due piccolini, uno per me e uno per Omar, sono costati 5,50 euro l'uno, e uno azzurro e uno nero, così li teniamo in borsa, li tengo io in borsa, in valigia, perché non si sa ancora bene come sarà il tempo. Per adesso abbiamo visto e danno pioggia, è vero che manca ancora una settimana, però. Poi da Primark volevo comprare anche delle valigie nuove, perché quelle che abbiamo sono stravecchie, anche se comunque tengono ancora, nel senso che non sono rotte, però sono proprio brutte, solo che Omar, questa non va bene, questa è troppo grande, questa è troppo piccola, ho capito che devo andare da sola. Sono due giorni che sono andato da Primark con l'intenzione di comprare le valigie, ma c'è sempre lui con me e rompe, perché quando si tratta della sua macchina e di incastrare le valigie, così come anche la spesa, deve prendere le misure con il centimetro per incastrare tutto quanto alla perfezione. Quando poi si tratta del cassetto del suo comodino o della cassettiera dove ci sono i vestiti, lasciamo perdere, non vi dico com'è ridotto, sembra che sia esplosa una bomba. Andiamo avanti, vi faccio vedere poi le cosine che ho preso da Chiavi. Allora, praticamente ho preso
questa magliettina in cotone con questi fiorellini e il merletto sulle manichine. Questa costava 4,50 euro. Chiavi veste un pochino grande per Angelica, quindi ho preso taglia 24 mesi. Poi ho preso quest'altra magliettina pagata 4 euro, rosa, tipo l'altra. Di queste ne ho anche altre, ce l'ho bianca, rossa e bianca con le ciliegine. Ci troviamo molto bene, sono pratiche. Poi ho preso questo abitino qua, costato 12 euro, questo non era scontato, però guardate che meraviglia, è praticamente tutto bianco con appunto questi fiorellini blu. Mi piacciono un sacco questi abitini perché sono veramente molto pratici e veloci da infilare, soprattutto nel caso di Angelica che fugge continuamente quando si tratta di vestirla e pettinarla. Poi ho preso quest'altra maglietta tutta azzurra, guardate che bella, mi fa impazzire l'azzurro, è molto semplice anche questa pratica, 4 euro, c'erano veramente dei prezzi stracciatissimi, c'erano un sacco di cose. Poi ho preso quest'altra magliettina qua che è simile più o meno al vestitino con i fiorellini blu. E praticamente questa anche costata 4 euro, guardate che bella. E poi c'era questo completo qui con canotta smanicata, questa soprattutto per il mare, vedete, ha i bottoncini dietro insieme al suo pantaloncino corto, non so se si vede perché sono legate, sono messe insieme. E praticamente questo è costato 9 euro. E poi ho preso per finire questo pantalone qua, questo leggings rosa semplicissimo con i bottoncini, che è costato 4,50 euro. Ho anche trovato lo scontrino, stranamente in tutto ho speso 43,10 euro. Quando fuori continua a diluviare, tu sei da sola perché tuo marito e tua figlia stanno dormendo e ti ricordi che nel cassetto della cucina ci sono queste e te le puoi mangiare in santa pace seduta sul divano anziché mangiartele nascosta in bagno perché non vuoi che tua figlia le veda, perché lei non le può mangiare dal momento che contengono zuccheri, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, che meraviglia! Mangiare schifezze sul divano! Oh. Cioè io sto mangiando e quello lì della camera da letto mi ha telefonato dicendomi di andare di là perché si sono svegliati tutti. Cioè, ma perché? Non è possibile, sono davvero vivi tutti. No, non vivi! Volevo dire svegli, non vivi! Tutti stanno arrivando, tutti. Tutti. Gatto numero uno. Comunque, per colpa tua, cosa mangi? Niente! Non ci chiami mai. Per colpa tua che non mi hai fatto uccidere quella mosca. Prima mi ha svegliato. Hai rotto con ste mosche! Io ho dato la chiappa prima questa mosca. Sono arrivati tutti. Gatto numero due, canterino. Bambina numero tre che trascina cavalli a dondolo. E porta anche dinosauri. Esatto. E bene, uomo bene. Sexy dalle belle gambe pelose. Sexy. Senti, per favore. Ma santo sexy. Cielo, santo cielo. Cioè, io volevo starmene in pace. Siete... A freccare, sì. E siete arrivati tutti. Tutti siete arrivati. Siediti, papà. Ti ha detto siediti. Vicino alla mamma. Mm. Guardala dov'è. Che cos'hai, Omar, ancora? Oh, questa mosca! Mamma mia, oggi. Boh, sono guarda, arrivati. È finita guarda. La pace. Lascia stare la mia ciabatta. Allora adesso vado a ricomprarmi il mobile nuovo. Vieni, amore! Che mangiamo anche noi? Vieni, no, è roba mia. No. Lo vuoi questo? No, contiene troppi zuccheri. Cosa vuoi? Papà, anche il cavallo deve salire sul divano. Tu non lo sai, ma qua funziona così. Guarda
questo qua adesso veramente io lo faccio rinchiudere. Omar, coste mosche, mi stai sporcando tutti i mobili con quella ciabatta zozza sul mobile. Cioè, ma si può andare avanti tutto il giorno così? Tanto l'acchiappo prima o poi. Cioè, ma... Aia! Ma è... Dai! Senti che gioco del cane. Quando all'asilo le maestre ci manderanno a chiamare, perché la bambina tira pallo ovunque, daremo il numero del papà. Ia! Canestro, guarda, guarda lì, No, non guardo proprio niente. Mettete tutto a posto. Ragazzi, buonasera. Sono esattamente le 19.36. Siamo appena saliti in macchina. Sta diluviando. C'è stata una violenta battaglia per vestire questa piccoletta. Perché praticamente da ieri che deve decidere lei che cosa indossare. Ieri con le scarpe non ha voluto sapere di mettersi i sandali. E oggi praticamente già che è stato complicato vestirla di per sé perché ci sono 16 gradi, sta diluviando e non sapevo bene cosa metterle. Non volevo neanche vestirla troppo pesante perché poi in pizzeria fa troppo caldo perché poi si muove, suda. E volevo metterle un golfino, ma alla fine come vedete il golfino non ce l'ha perché ha iniziato a strillare che voleva mettersi lo smanicato. Alla fine, cioè, ci può anche stare alla manichina corta, così poi in pizzeria non rischia di sudare, tanto comunque farà caldo lì, siamo al chiuso ovviamente. Però niente, ha visto lo smanicato nel cassetto, pensate che io lo avevo messo via perché ho detto ormai è arrivata l'estate, figurati a ottobre poi quando inizierà a far nuovamente freddo non le andrà neanche più, siccome è bello ho detto lo regalo. Niente, mi sa che lo useremo comunque per tutta l'estate. Niente, adesso direzione pizzeria e auguri a noi. Diciamo che questi terribili due sono iniziati male, perché è stata bella tosta il primo mese e mezzo, poi si è calmata, devo dire che in questi giorni è brava comunque in sostanza, diciamo nel grosso della giornata è brava, solo che adesso ha questi momenti dove deve decidere lei come vestirsi, ma quella cosa non capita in adolescenza? Non so, ditemi. Tra l'altro all'inizio aveva ancora il pigiamino addosso e ha voluto mettersi lo smanicato con ancora il pigiamino addosso e le calzette antiscivolo e voleva uscire così di casa. Si è attaccata alla porta, voleva uscire così di casa perché boh. Mi dai una zia? Anche zia vuole giocare. Ragazzi, finalmente Angelica si è addormentata insieme a Omar. Siamo rientrati tardi. Stasera è successo di tutto. Vi faccio il resoconto di una serata da incubo. Allora, la parte in cui Angelica voleva uscire in pigiama con lo smanicato era la parte migliore, più semplice della serata. In macchina stavamo giocando, stavamo cantando perché Omar ha messo la musica e praticamente nel giocare io mi sono avvicinata, lei stava ballando, quindi muoveva anche la testina e mi ha dato la testata sul naso, ha iniziato a sanguinarmi, mi sono ricoperta il pantalone, per fortuna era nero, il pantalone di sangue e mi sono anche sporcata il top, quello bianco. Per fortuna non mi sono sporcata la giacca, quindi entrando in pizzeria un pochino sono riuscita a coprirmi. Poi mi coprivo con la borsa, mi coprivo con lo zainetto di Angelica, insomma, cioè ho ancora dolore, perché poi ho avuto male alla testa per tutta la sera, ma ho ancora dolore adesso. E poi adesso
mi viene in mente, no? Che in quel momento, come mi ha dato la testata, io ho portato le mani sul naso e ho iniziato a urlare, ah! E lei mi ha imitato, si è messa le manine sul naso e ha fatto ah! Dall'altra parte, solo che lei non si è fatta male, perché a parte che Angelica è durissima, io non so, ha una soglia del dolore allucinante, lei mi ha dato una testata. E io che mi sono fatta male perché mi ha beccato il naso. Infatti, ragazzi, mi fa male tutto qua. Ho un dolore incredibile. Per fortuna non mi sono macchiata la giacca bianca. Adesso ho già messo in ammollo il top bianco, perché non so se riuscirò a salvarlo, perché il sangue è schifosissimo da togliere come macchia. Poi comunque, entriamo in pizzeria, facciamo l'ordine, va via il cameriere. E mia mamma mi guarda e mi fa... Ma scusa, ma per la bambina non avete ordinato? Abbiamo ordinato tutti, ci siamo dimenticati della bambina. Vabbè, io ero giustificata, avevo un male, ragazzi. Allora poi Omar si è alzato, ha rincorso il cameriere, ha fatto l'ordine per Angelica. E poi nella strada del ritorno stavamo rischiando di rimanere a piedi. Perché praticamente Omar, io non so, ama il rischio, e finché la macchina non è in riserva, che c'è la spia rossa fissa accesa, non fa benzina. Cioè, già quando ce l'ho io la macchina, se vedo che sono a metà serbatoio vado in crisi, ho paura, e quindi voglio sempre farla. Lui invece arriva fino alla fine. Nel ritorno ovviamente siamo passati per stradine di montagna, con i boschi, stradine deserte. Abbiamo trovato un benzinaio, ma non accettava la carta, perché io ho il bancomat. Una volta al mese prelevo dei contanti, solo che poi li finisco e sinceramente mi viene scomodo andare ogni volta a prelevare. Mi gestisco bene, ci gestiamo bene con il bancomat, e quindi raramente abbiamo i contanti. Però ragazzi, i contanti servono sempre. E comunque non prendeva la carta, probabilmente non aveva la connessione, il terminale non aveva la connessione, e quindi siamo andati nel panico. Alla fine, per fortuna, siamo riusciti ad arrivare a un altro benzinaio e lì la carta l'ha presa, abbiamo fatto il pieno. Però vi dico, cioè, veramente una serata, ragazzi, forse sarà meglio stare a casa. Comunque adesso mi metto a sistemare un pochino i giochini qua, a raccogliere le 1000 palline sotto il divano, un po' sono anche lì dentro. Vi saluto, vi mando un bacio grande, me ne vado anche a nanna presto, perché ho proprio ancora mal di testa.